Buonasera a tutti. Rafforzerò un attimo quello che ha appena annunciato il collega Petterini del Comune, dandovi i risultati dell'esperienza iniziata già nel luglio 2010 e ancora in corso, che attualmente appunto terminerà la convenzione nel dicembre 2014. Convenzione col Comune di Milano per rilascio degli attestati di idoneità alloggiativa vuol dire assistere quel 16, quasi 17% della cittadinanza straniera residente a Milano, così come emerge dal censimento 2011. Quindi, a fronte di questa necessità, negli ultimi mesi dell'anno 2010, forte della convenzione, in particolare la prima fase di start-up per le visite presso gli alloggi appunto degli extracomunitari che ne richiedevano appunto la presenza. 20 colleghi parteciparono immediatamente a questa prima fase, che permise e che permette tuttora l'intervento di 120 colleghi e di soddisfare, quindi faccio do dei dati, soddisfare nell'anno 2010 538 visite, nell'anno 2011 1626 sopralluoghi e nell'anno 2012 circa 1540, quindi per un totale approssimativo di 3700 alloggi. Cosa vuol dire? Che il geometra, forte delle sue consolidate capacità di relazioni con la società e di presenza sul territorio, ha visitato ed è entrato in circa 3600 alloggi. In primis quindi restituendo quello che era il servizio richiesto dalla pubblica amministrazione dal cittadino, quindi nel pieno spirito del principio di sussidiarietà, e poi sottolineo un attimino anche quelli che sono i risvolti di questi interventi, perché i nostri sopralluoghi hanno permesso di individuare anche eventuali difformità tecnico-catastali piuttosto che conformità urbanistiche, che prontamente sono state segnalate in sede di restituzione degli accertamenti al Comune, il quale successivamente è stato in grado ed è in grado di attivare le procedure interne per allineare e sanare tutte queste posizioni mancanti. Quindi a grandi linee possiamo, volevo un attimino far emergere che la disponibilità tra pubblica amministrazione, in questo caso un'associazione di professionisti, può andare anche ben oltre a quello che è il mero scopo della convenzione in sé, appunto dando, garantendo una gestione delle risorse interne della pubblica amministrazione di diverso tipo, aumentandone l'efficacia, i tempi di risposta nel rispetto appunto delle esigenze del cittadino. Altre prospettive potrebbero essere quelle di, a fronte di questo percorso, anche di creare delle banche dati tecniche a disposizione del Comune per eventuali necessità di censimento di etnie o gestioni particolari sociali. Detto questo, un'esperienza ormai del Collegio di Milano consolidata, ci siamo permessi di proporre questo tipo di rapporto anche a tutte le pubbliche amministrazioni della provincia di Milano. Attualmente con il Comune di Garbagnate Milanese la convenzione è già attiva ed siamo nella fase diciamo esplorativa con i comuni di Cinisello e di Senago. Quindi credo che sia un ottimo risultato per noi. Concludo auspicandomi che da questo tipo di iniziative, quindi da questo principio di sussidiarietà che viene applicato nella nostra società, possano essere tratti anche degli spunti per l'avvio, per l'ingresso nel mondo del lavoro dei più giovani, che magari con queste o che siano garantite tramite questo tipo di convenzioni, a vario titolo, quindi non solo parlando di noi tecnici, ma questo tipo di necessità, che siano anche magari presi come spunto per avviare al lavoro i giovani. Grazie.